consentito fino ad oggi. L'articolo 21 octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimento oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in atto, già di per sé ampiamente disomogeneo e disorganico, laddove nel merito essa non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile e processuale. In generale, quest'ordine del giorno impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad ampliare ad almeno 15 giorni il termine previsto per la definizione della richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti. Questo al fine di non comprimere eccessivamente il controllo dell'ammissibilità dell'istanza. Grazie. Grazie. Non vi sono altri che intendono intervenire. Numero 26, Castelli, con il parere contrario del Governo, la votazione aperta. Qualcuno non riesce a votare? Culotta. La votazione è chiusa. Presenti 395, votanti 364, astenuti 31, maggioranza 183, favorevoli 79, contrari 285, la Camera respinge. Siamo al numero 27, Cecconi. Se nessuno chiede di intervenire, con il parere contrario del Governo lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Ci siamo? Lainati, Calabria, Russo, altri? Lainati non funziona, adesso funziona, voti bene, la votazione è chiusa. Presenti 393, votanti 361, astenuti 32, maggioranza 181, favorevoli 75, contrari 286, la Camera respinge. Onorevole Chimienti, numero 28, prego. Grazie Presidente. Il decreto legge in esame si muoveva inizialmente nelle intenzioni del Governo nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi, ovvero intermediari finanziari, quali banche e assicurazioni. Al fine di realizzare questo obiettivo sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi e insolvenza, dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure anche di tipo fiscale volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario e assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore. In particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due titoli interventi in materia di procedure